Devo chiedervi un piccolo favore. Qualcuno di voi avrà notato che ultimamente, quando condivido o commento articoli, notizie, post che riguardano l'adozione di massa delle criptovalute, della blockchain, insomma di queste tecnologie, utilizzo un hashtag chiamato Stiamo arrivando. Il favore che vorrei chiedervi è quello di farlo anche voi, usarlo anche voi, cioè di commentare o condividere post, articoli, notizie che riguardano l'adozione di massa di queste tecnologie, con l'hashtag Stiamo arrivando. Adesso vi spiego anche perché. L'obiettivo è quello di creare buzz, cioè interesse, nei confronti di un hashtag che sia comprensibile a tutti. Io ritengo che probabilmente la stragrande maggioranza delle persone non sappia cosa sono queste tecnologie e una buona parte forse nemmeno sa che esistono. Quindi è molto importante che in questa fase cerchiamo di far sapere a quante più persone possibile dell'esistenza di queste tecnologie e di come stanno per cambiare il mondo. Per carità, il mondo non lo hanno ancora cambiato, stanno appena appena iniziando a cambiarlo ed è per quello che ho coniato l'hashtag Stiamo arrivando. Se si diffondesse l'uso di questo hashtag, ovviamente solo per taggare le notizie che riguardano l'adozione di massa di queste tecnologie, ci sarebbe probabilmente molta più gente che inizierebbe a domandarsi: sì, ma cosa significa? Cosa vuol dire stiamo arrivando? A che cosa si riferisce? E quindi potrebbe iniziare a interessarsi a questi argomenti, anche se magari o non ne ha mai sentito parlare o ne ha sentito parlare solo vagamente. Quindi vi sto chiedendo di aiutarmi a mettere la pulce nell'orecchio alle persone che queste tecnologie non le conoscono ancora, in modo che inizino a interessarsi, perché queste sono tecnologie che arriveranno, non sono ancora arrivate, ma arriveranno. Prima riusciamo a convincere quante più persone possibile a interessarsi, meno resteremo indietro. Noi italiani siamo famosi, secondo me, per essere indietro rispetto ad altri paesi avanzati. Pungoliamo un po', cerchiamo di dare un input alle persone che tendenzialmente magari non si interessano tanto di tecnologia, in modo che anche loro inizino a interessarsi di queste innovazioni, perché tanto prima o poi arriveranno a tutti, anche a loro. Quindi di concreto che cosa vi sto chiedendo? Vi sto chiedendo di inserire l'hashtag stiamo arrivando o nei commenti o nei testi quando condividete o vedete o commentate delle notizie che hanno a che fare con l'utilizzo concreto di queste tecnologie o dei test concreti di utilizzo. Quindi non usiamolo quando si parla di ipotesi di iniziative future, no, usiamolo solo in casi concreti dove c'è un utilizzo o almeno un test concreto di utilizzo. Quello che vi chiederei è di usarlo il più possibile ovunque, quindi non solo su Twitter, ma anche, che ne so, su Facebook o comunque su ovunque voi possiate commentare o condividere, in modo da far sì che quante più persone possibile si domandino: ma cosa significa stiamo arrivando? Che cos'è che sta arrivando? Mettiamogli la pulce nell'orecchio, cerchiamo di scatenare la loro curiosità in modo che si mettano lì e si studino queste tecnologie che hanno bisogno di studio per essere comprese. Secondo me, infatti, il 2019 sarà l'anno dell'inizio della diffusione di massa, l'inizio, ok? Quindi ad oggi la diffusione di massa di queste tecnologie non c'è, ma secondo me è adesso che sta iniziando pian piano a muovere i primi passi. Quindi è questo il momento in cui dobbiamo usare l'hashtag stiamo arrivando e cercare di far capire a quante più persone possibile che queste tecnologie stanno per arrivare, non sono ancora arrivate, ma bisogna prepararsi perché arriveranno. Magari il 2019 non sarà l'anno dell'adozione di massa, sarà solo l'anno dei primi passi, poi magari sarà il 2020 l'anno in cui inizierà a esserci un po' più di diffusione, ma secondo me sarebbe importante che l'Italia stavolta
non rimanga come al solito indietro, non scopra queste tecnologie quando sono già arrivate e quando praticamente non si possono più sfruttare per iniziative nuove, ma che inizi ad accorgersi adesso che queste tecnologie stanno arrivando, perché è il 2019 l'anno buono per iniziare a usare concretamente queste tecnologie e per iniziare a diffonderle nei confronti della massa. Spero di avervi convinto. Sappiate che non è che se iniziate a usare per qualche giorno questo hashtag troverete delle differenze, cioè ci vorranno mesi, anzi anni. Io direi che se noi iniziamo ad usarlo nel corso del 2019 e magari lo usiamo anche nel corso di tutto il 2020, insomma abbiamo 2 anni di tempo per cercare di sfruttarlo al massimo per far sapere a quante più persone possibile che queste sono tecnologie che sono fatte per rimanere e che prima o poi tutti ci avranno a che fare. E secondo me su questo non ci piove. Allora, me la date una mano? Grazie.